Ciao carissime, finalmente sono riuscita a finire la mia borsa con le mattonelle. Io ho scelto il tema i girasoli. In questo video non vedrete come realizzare i girasoli perché ho già fatto il video. Infatti, se guardate nel mio canale YouTube troverete il video per realizzare la mattonella con il girasole. Mentre nel video vedrete come assemblarla e come realizzare il fondo e i laterali. Per questo progetto ho utilizzato il cotone fiocco, sia verde scuro che verde chiaro, arancio e marrone. Di verde scuro ne ho utilizzati circa 2 gomitoli e mezzo. Di questo verde chiaro quasi 4, poi un gomitolo giallo e un gomitolo marrone, ma ne avanzerete parecchio. Con l'uncinetto 2,50. Per cucire le mattonelle alla borsa di juta ho utilizzato il filo di nylon, che è più resistente e soprattutto è invisibile, quindi non vedrete nessun punto, nessuna cucitura qui tra il bordo e la borsa. Per se vi piace e volete realizzarla anche voi, seguite questo video tutorial. Misuriamo il fondo della borsa ed è 30 centimetri. 30 centimetri lo dividiamo per 2, quindi da 30 diventano 15 centimetri. Vuol dire che dobbiamo realizzare delle catenelle e raggiungere la lunghezza di 15 centimetri. Se usate l'uncinetto 2,50 e il cotone fiocco, che è adatto all'uncinetto 2,50 e 3,50, per arrivare a 15 centimetri devo lavorare 33 catenelle. Quindi comincio a lavorarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non tirate il filo, lasciatelo morbido. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 catenelle. Misuro e vedo che le mie 33 catenelle corrispondono a 15 centimetri. Ora faccio 2 catenelle e lavoro la prima maglia bassa e procedo con la seconda, con la terza, e così via per tutta la riga, lavorando 33 maglie basse. Ho lavorato tutta la riga a maglia bassa, quindi ho 33 maglie basse. Ora lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. Volto il lavoro. Nello stesso punto lavoro 2 maglie alte, una e due. La terza è sostituita dalle catenelle. Poi faccio 3 catenelle e nello stesso punto lavoro nuovamente 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
e ho formato così il primo angolo. Lavoro 2 catenelle. Ora salto 3 punti di base, 1, 2, 3, entro nel quarto e in questo punto lavoro 3 maglie alte nello stesso punto, 2 e 3, 2 catenelle, salto nuovamente 3 di punti di base, 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. Due catenelle. Salto 3 punti di base. 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. 2 catenelle, salto 1, 2, 3, vado nella quarta e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. 2 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. 2 e 3, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle. Salto 1, 2, 3, vado nella quarta e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2 e 3. 2 catenelle. Sono alla fine della riga. 1, 2, 3 e 4. Entro proprio nell'ultima maglia, la quarta. E anche qui lavoro 3 maglie alte nello stesso punto, 2 e 3. Sono nell'angolo, quindi ora qui farò 3 catenelle invece di 2, 1, 2 e 3. Entro nello stesso punto delle altre 3 maglie alte e lavoro nuovamente 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E ho ottenuto così l'angolo. 3 catenelle. 1, 2, 3, perché devo formare il nuovo angolo. Quindi entro sempre nello stesso punto dove abbiamo fatto queste 3, poi quest'altre 3 e ora ne facciamo nuovamente 3. Una, due, e 3. Ed ecco formato l'angolo. Quindi quando ci troviamo qui nell'angolo di catenelle ne faremo 3 invece di 2. Quindi ora riprendiamo invece con 2 catenelle, 1 e 2, perché dobbiamo sempre saltare le 1, 2, 3 ed entrare nella quarta di base. E lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto. Vedete, il gruppetto di sopra deve combaciare con quello di sotto. Nuovamente 2 catenelle. Saltiamo 1, 2,
Una, due, tre, entriamo nella quarta e lavoriamo le tre maglie alte nello stesso punto. 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e nuovamente 3 maglie alte nello stesso punto, 2 e 3. Vedete questa linea bassa che abbiamo fatto all'inizio? Fa da divisorio. Procediamo ora così fino alla fine della riga. Sempre 2 catenelle, saltiamo 3 punti di base e 3 maglie alte nello stesso punto. Sono quasi alla fine e abbiamo l'ultimo punto qui, dove abbiamo già lavorato all'inizio, 3 maglie alte qui e 3 maglie alte qui. Entriamo in questo stesso punto e lavoriamo le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Siamo nell'angolo, quindi facciamo 3 catenelle e andiamo a chiudere e ci ricongiungiamo con una maglia bassissima. E abbiamo fatto anche questo angolo. In questo modo abbiamo ultimato il primo giro. Questo è il più importante. Ora passiamo al secondo giro. Con delle maglie bassissime raggiungiamo l'angolo. Così. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e lavoro 2 maglie alte per un totale di 3. Sono nell'angolo e quindi faccio 3 catenelle e nello stesso foro nuovamente 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e ho formato così il primo angolo del secondo giro. Ora nuovamente per tutta la riga dobbiamo lavorare 2 catenelle. Qui ora abbiamo il foro a disposizione, come qui non dobbiamo fare le 3 maglie alte nello stesso punto come abbiamo fatto per il primo giro, ma ora qui lavoriamo la mattonella normalmente. Quindi entriamo nel foro e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle. Foro successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, foro successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e continuiamo così per tutta la riga. Perché nell'angolo ci dobbiamo fermare. Ok? Sono arrivata alla fine della riga e ho lavorato le 3 maglie alte nell'ultimo foro. Ora qui facciamo l'angolo, quindi lavoriamo le 3 catenelle e nello stesso foro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E abbiamo l'angolo. 2 catenelle e andiamo nell'angolo qui per formare il nuovo angolo, il terzo, e lavoriamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Nello stesso foro prima facciamo le 3 catenelle e le 3 maglie alte. 2 e 3, ed ecco formato l'angolo. E ora ricominciamo.
Quindi ne abbiamo 1, 2, 3 angoli. Ora lavoriamo normalmente 2 catenelle, 3 maglie alte nel foro e arriviamo fino alla fine della riga. Sono arrivata qui all'angolo, quindi lavoro le 3 maglie alte, una, due e tre. 3 catenelle e nello stesso foro 3 maglie alte, una, due e tre. E 2 catenelle per finire il giro. Entriamo e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco, abbiamo realizzato il secondo giro, il rettangolo. In tutto dobbiamo ottenere 5 giri, quindi vedete ora ne abbiamo fatto 1 e 2, quindi ora ne faremo altri 3 con lo stesso procedimento. Quindi quando siamo qui nell'angolo lavoriamo a maglia bassissima finché raggiungiamo il foro e si lavora come per le mattonelle normali, quindi lavoriamo 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, una è sostituita dalle catenelle, poi facciamo 3 catenelle perché è l'angolo e nuovamente 3 maglie alte, una, due e tre, e si ricomincia con 2 catenelle e 3 Ed maglie alte. ecco, ho ultimato i miei 5 giri, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora vado ad appoggiarlo sul fondo della borsa. Ecco, e vedete che la larghezza va bene, ma manca un pezzo qui e un pezzo qui, sopra e sotto. Quindi ora non lavoriamo più in giri, perché qua abbiamo la giusta dimensione, ma lavoreremo a righe. Quindi qui aggiungeremo 4 righe qui e 4 righe sotto. Così completeremo la mattonella. Quindi senza tagliare il filo, continuiamo col filo che abbiamo già, perché tanto cominciamo a fare la prima riga. Quindi qui lavoriamo 3 catenelle e poi le 2 maglie alte. Qui non serve più fare l'angolo perché non ci serve, perché noi ora dobbiamo soltanto alzarci. Quindi facciamo 2 catenelle e andiamo nel foro successivo e lavoriamo nuovamente le 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle. Continuiamo così per tutta la Sono alla riga. fine della riga. Faccio le ultime 3 maglie alte, 2 e 3. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Giro il lavoro e vado nel foro. E lavoro le 3 maglie alte, una, due e tre. E ho cominciato così la nuova riga. Bene, ora continuo con questa seconda riga e poi ne farò altre due. Così in tutto saranno 4. Ecco, ho ultimato una, due, tre e quattro righe. Qui ho messo il marcapunti dove invece abbiamo ultimato il lavoro precedente. Quindi qui 4 le ho fatte, ora devo farne altre 4 sotto. Quindi giro
E ora comincio a lavorare da qui. Quindi faccio il mio cappietto. E entro nel primo foro ed essendo nel foro devo fare le 3 maglie alte. La prima è sostituita dalle 3 catenelle, una, due, tre. E Ed continuo ecco, così. ho Ho ultimato anche le 4 righe per la parte sopra. Così la mia mattonella è ultimata. Vedete, andrà a ricoprire il sotto della borsa. Per quanto riguarda i laterali, il laterale ha la stessa misura. Quindi sia qui che l'altro laterale userò la stessa mattonella. Lo stesso modello. Quindi a questo punto non dobbiamo realizzarne solo una, ma dobbiamo realizzarne tre, una per il fondo e due per i laterali. Quindi la prima è fatta. Ora procedo e ne realizzo altre due. Ho pronti tutti i miei pezzi, le 9 mattonelle che andranno sul davanti e le 9 sul dietro. Poi il fondo e i due laterali. Questo pannello, il primo, l'ho già unito insieme. Tutto a maglia bassa e ho unito le 2 mattonelle mettendo insieme le asole interne. Quindi ora vi mostrerò come ho Prendo le prime fatto. 2 mattonelle e metto rovescio contro rovescio. Dobbiamo lavorare a maglia bassa in costa dietro, quindi entro nell'asola dietro. E faccio entrare il filo. Vedete? Quindi io prendo l'asola dietro. L'asola dietro della mattonella opposta, quindi sarebbero le 2 asole interne sul dritto e faccio la maglia bassa. Quindi prendo le 2 asole interne e lavoro la maglia bassa. Prendo le asole interne e lavoro la maglia bassa. Vi vedete, si formerà un rilievo, una linea di separazione tra le 2 mattonelle in rilievo. Continuo. Asole interne e maglia bassa. Ed ecco, sono arrivata alla fine, qui dove ci sono le catenelle. E ho unito le prime 2 mattonelle. Vedete, si forma una linea in rilievo, la linea di separazione tra una mattonella e l'altra. Prendo le altre due. Vado ad inserire qui, sempre sulla maglia dietro della mattonella davanti e maglia dietro
dell'altra mattonella e anche qui lavoro una maglia bassa e continuo. Così restano unite. Così. Così. Una volta che ho unito queste due, poi passo alle altre due. Poi farò un'altra linea qui, unirò queste mattonelle a quelle successive e taglierò il filo e poi infine unirò le mattonelle in verticale, quindi prima in orizzontale e poi in verticale. Ho ultimato tutte le parti e le ho cucite tutte insieme, il fondo, i laterali. E le ho cucite con l'ago, non ho usato l'uncinetto, quindi ora sul bordo le ho bloccate con degli spilli perché ora andrò a cucirle alla borsa di juta con il Con filo di l'ago e il nylon. filo di nylon fisso le mattonelle alla borsa di juta. Questo filo trasparente non si vede proprio nulla di cuciture ed è anche resistente, non si spacca. E continuo fino a che avrò fissato tutti e quattro i lati. Ecco, ho cucito tutto il bordo unendo così tutte le mattonelle alla borsa di juta. Io con il filo di nylon ho dato anche alcuni punti qui sotto in modo da bloccare di più la mattonella. Stessa cosa ho fatto nei laterali. Gli ho dato dei punti qui e qui. Così vedete, resta più aderente alla borsa di juta. Stessa cosa altro lato. Bene, adesso penso che farò un piccolo bordino qui per ultimarla. Ecco, il bordo che sto realizzando è formato da queste ventagliette. E lo faccio così. Salto due punti, vado nel terzo e in questo punto lavoro 5 maglie alte. Una. Due, tre, quattro e cinque. Salto un punto, vado in quello successivo e chiudo con una maglia bassissima. Procedo, salto due maglie di base, una e due, ed entro nella terza e lavoro il ventaglietto di 5 maglie alte nello stesso punto. 2, 3, 4
e 5. Salto un punto, vado in quello successivo e chiudo con una maglia bassissima. Ed ecco, procedo con questi ventaglietti per tutto il perimetro della borsa. Ecco, ho finito anche il bordino. E la mia borsa è finita, pronta per essere usata. Se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un nuovo video riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia, al prossimo progetto. Ciao a tutte!